La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria onorevole Carfagna a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Processo verbale della seduta del 18 settembre 2024, Presidenza Scani, Sergio Costa. La seduta comincia alle ore 9:30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 17 settembre 2024. La Presidente dà conto delle emissioni. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 1660A. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli articoli da 34 a 37 e il mantenimento dell'articolo 38. Dopo sospensioni dalle ore 11:10 alle 11:30 e dalle 11:31 alle 11:50, il sottosegretario Molteni esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinti i restanti documenti di indirizzo posti in votazione fino all'ordine del giorno numero 36, approva gli ordini del giorno numero 1, 6 e 11 e gli ordini del giorno numero 21, 22, 23, 25, 28, 31, 32 e 33 riformulati. L'ordine del giorno numero 2 è stato accantonato. Il seguito del dibattito è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. La seduta sospesa alle 13:20 e ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, alle quali rispondono i ministri Bernini, Salvini, Valditara e Schillaci. Intervengono i deputati Patriarca, Piccolotti, Caso, Bruzzone, Ghio, Caso, Faraone, Pastorino, Nori, Pastorella, Bicchielli, Buonguerrieri e Malagola. La seduta sospesa alle 16:05 e ripresa alle 16:15. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda la figura di Ottaviano Del Turco, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si associano al ricordo i deputati Giachetti, Testa, Fassino, Bellomo, Battilocchio, Sottanelli, Mari e Alessandro Colucci. Si riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero 1660A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinti i restanti documenti di indirizzo posti in votazione, approva gli ordini del giorno numero 37, 72 e 73 riformulati e l'ordine del giorno numero 75. La Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 1660A. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori per la maggioranza Alessandro Colucci per la prima commissione e Pittalis per la seconda commissione, il relatore di minoranza per la prima commissione Maggi, il vice ministro Sisto, il sottosegretario Molteni e i deputati Serracchiani, Fornaro, Zaratti, Di Biase, Ruffino, Giachetti, Gianassi, Dori, Pastorella, Del Barba, Caso, Alfonso Colucci, Pensa, Boschi, Giuliano, Dorso, Mauri, Candiani, Furgiuele, Grimaldi, Soumahoro, Cappellacci, De Idda, Faraone, Borrelli, La Salandra, Benzoni, Pavanelli, Francesco Silvestri, Fainu, Pellegrini, Carmina, Baldino, Alifano, Auriemma, Mariana Ricciardi, Cafiero De Rao, Forattini, Evi, Labbate, Orfini, Malavasi, Scarpa, Ciani, Ferrari, Furfaro, Bonafè, Ghio, Ghirra, Mari, Bonelli, Zanella, Piccolotti, Gadda, Onori, Girelli, Quartini, Bonetti, Molinari, Buonguerrieri e Nazario Pagano. Sono intervenuti sull'ordine dei lavori deputati Fornaro, Grimaldi, Pellegrini, Amendola. Il Presidente ha reso precisazioni. Intervengono a fine seduta i deputati La Salandra, Giuliano, Ubaldo Pagano, Varchi e Borrelli. La seduta termina alle ore 20:20 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 19 settembre 2024. Grazie onorevole Carfagna, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 84, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta odierna. Comunico che, in data 18 settembre 2024, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto, la senatrice Ilenia Zambito, in sostituzione del senatore Silvio Franceschelli di Missionario. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle 9:55. La seduta è sospesa.
La seduta è ripresa. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Angelo Bonelli. Prego, onorevole. Tripla. Colleghi, ascoltiamo l'intervento, prego. Grazie, signor Presidente. Le dico subito qual è la mia richiesta. Chiedo che la Premier Meloni venga in aula a riferire sul tema legato alla crisi climatica e decida il governo con un'informativa o con il question time che tarda ad essere realizzato da parte della Premier. Signor Presidente, ieri la Premier Meloni è andata a intervenire all'Assemblea di Confindustria dicendo che la transizione ecologica è un disastro e che va fermata. Mentre pronunciava quelle parole, l'Emilia-Romagna andava sott'acqua un'altra volta, tra l'altro negli stessi punti. Mentre parliamo, in Emilia-Romagna c'è un disastro in corso, 1000 sfollati a Modigliana, a Faenza, a Castel Bolognese e a Forlì. Le linee ferroviarie sono interrotte. Io penso che l'atteggiamento di questo governo è semplicemente irresponsabile. È un atteggiamento irresponsabile di chi non guarda la realtà. È un atteggiamento irresponsabile quello della Premier, che è stata in silenzio quest'estate di fronte alla siccità della Sicilia, che ha portato l'agricoltura in ginocchio, ha portato gli agricoltori a piangere, a vedere i propri vigneti, agrumeti estirpati, a vedere animali abbattuti a causa della carenza dell'acqua. È una Premier che è stata in silenzio di fronte all'alluvione estiva della Val d'Aosta, che ha procurato e causato 150 milioni di danni. È stata in silenzio di fronte all'alluvione del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, di fronte a eventi meteo estremi incredibili. L'irresponsabilità di questo governo e di questa Premier, che chiude gli occhi di fronte ai danni che si stanno determinando in Sicilia, solo 3 miliardi di euro. E vorrei credere alla Premier Meloni, se avrà l'accortezza di venire in aula invece di fare la sua propaganda a reti unificate, visto che ormai ha una capacità di controllo sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, a partire da quello pubblico, che non consente un contraddittorio, che non consente di dare voce a chi oggi ha argomenti facendo passare che il Green Deal è il problema e non la crisi climatica che sta procurando danni.